Il soldato Blaskovic è un uomo duro, rude, che apprezza l'alcol e le sparatorie, ma soprattutto i cadaveri nazisti, e che ha giocato ai titoli della serie, ritornata in auge da pochi anni grazie a un reboot in grande stile, lo sa bene. Il precedente capitolo, spin-off annesso, ci avevano fatto ritornare ai tempi d'oro degli sparatutto, dove la velocità e i riflessi erano le basi minime per affrontare le difficoltà della storia. Le innovazioni rispetto al genere, grafiche e meccaniche non mancarono e New Order nel 2014 riuscì a convincere molti a tornare a salvare il mondo dalla furia nazista, che nelle storiche premesse della serie era riuscita a superare vittoriosa il secondo conflitto mondiale. Ora, dopo l'annuncio dell'arrivo di Wolfenstein 2 anche su Nintendo Switch, siamo volati a Londra per provare l'ora di gioco seguente a quella vista in occasione delle 3 2017, che ci ha messo a contatto con un sacco di nuove armi, molti più nemici, e buttato nella mischia per sperimentare il lato più frenetico del gameplay. Per prima cosa abbiamo sfruttato i punti potenziamento per arricchire le armi di funzionalità aggiuntive come il silenziatore o i proiettili a perforazione, per accrescere la potenza offensiva del nostro arsenale ed essere pronti ad affrontare le future difficoltà. Da lì proseguiamo poi nel corso dell'azione, dove l'obiettivo è raggiungere un gruppo di ribelli per convincerli ad aiutarci nel nostro incedere. Il level design delle mappe, ad arene divise da corridoi, si dimostra essere ancora una volta quello vincente per riuscire a conferire alle diverse sezioni un buon bilanciamento tra corsa, sparatorie, piccoli puzzle ed esplorazione per scoprire il modo di avanzare. Stealth e aggressività sono entrambi consigliabili all'interno del mondo di gioco, dove il primo è propedeutico alla seconda. Mentre l'esecuzione silenziosa di un colonnello aiuta incredibilmente a ridurre lo spawning di truppe nemiche, il gioco dà innegabilmente il meglio di sé nel suo lato più violento e tipico da FPS old school. L'utilizzo delle doppie armi, in particolare a fronte dei nuovi potenziamenti, garantisce combinazioni letali sia per risolvere in rapidità situazioni che richiedono contemporaneamente colpi silenziosi e grande potenza di fuoco, oppure altre che necessitano la maggiore quantità di danno possibile. Più volte ci troveremo contro il Panzerhound, un simpatico cagnolone robotico dai denti estremamente affilati e in grado in breve tempo di farci a brandelli. Avremmo apprezzato la novità di trampoli meccanici estraibili che possono aumentare verticalmente le potenzialità del personaggio e permettere un movimento molto più fluido e rapido per la mappa, ma la carente ottimizzazione per mouse e tastiera ha reso davvero complicato raggiungere le sporgenze per salirci sopra, lasciandoci spesso in balia dei colpi nemici. Dopodiché, prima di salire in sella a uno dei Panzerhound, abbiamo dovuto assistere a una corposa cutscene che ci ha inserito subito nelle atmosfere del titolo, una battaglia rap tra il protagonista e un predicatore facente parte della cricca smantrappata dei buoni. Il clima è ironicamente teso e mentre i proiettili volano da fuori la finestra, una musichetta scherzosa accompagna l'inizio della nostra missione. Al termine ci si avventura sul massino d'acciaio, sputa fuoco, a fare braccio dei nostri amici nazisti, con un sottofondo musicale alla Mission Impossible. Si può scendere dal massino in qualunque momento, ma siccome quando vi siamo sopra la nostra vita corrisponde al livello dell'armatura, è sempre meglio attendere di avere l'area sgombra dai nemici prima di avventurarsi nell'esplorazione. Il gioco, graficamente curato soprattutto per quanto riguarda la fluidità delle animazioni, ha dimostrato però di richiedere ancora del lavoro soprattutto sui bug, alcuni dei quali anche fastidiosi. Mentre dal punto di vista artistico non possiamo che riconoscere in Wolfenstein 2 uno stile incredibile che sa abbinare perfettamente serio e faceto. Wolfenstein 2 è un titolo dalla fortissima personalità artistica, che gioca sul solidissimo piano dello shooting vecchia scuola, che Bethesda sta cercando di riportare sempre più in auge. Il mix è potenzialmente esplosivo, a patto di risolvere i piccoli bugs che hanno afflitto la prova, soprattutto considerato che la vita a bordo di un Panzerhound ha tutto un altro sapore, a parte l'ovvio odore di nazisti abbrustoliti per le strade.